25 di novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne Arezzo darà il suo contributo, c'è un bellissimo spettacolo Viola non è il mio nome, è il titolo Esatto, tratto dall'omonimo libro di Alberto Bottacchiari eh, ex giornalista sportivo eh, che oggi si è dedicato proprio alla causa della violenza contro le donne ed ha raccolto moltissime testimonianze nel suo libro e da questo libro è stato tratto uno spettacolo teatrale che ha ottenuto il patrocinio della um, Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica del, di Fidapa nazionale e anche del Comune di Arezzo e quindi ci sarà venerdì alle 21 al Teatro Mescenate la, la prima rappresentazione di, questa, di questo spettacolo. Che storia racconta? Racconta storie di donne attraverso monologhi, balletti, eh, musiche, canzoni, racconta le storie che lui ha raccolto mh, in queste donne, in queste persone con, nel tentativo di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica su questo problema che non è più un problema della singola coppia, della singola famiglia, ma un problema sociale oggi ormai diffuso eh, così tanto e, e soprattutto in Italia in maniera così copiosa da chiedersi eh, la, la, co cosa sia realmente necessario fare, cosa sia effettivamente efficace per eh, risolvere o quantomeno ridurre questo problema, soprattutto nella prevenzione. A questo fine, abbiamo anche messo eh, molti biglietti a disposizione degli studenti delle scuole superiori eh, perché possano partecipare gratuitamente allo spettacolo e, ed essere e fare quindi un un'opera di prevenzione e anche di informazione ehm, sui ragazzi in un'età molto, molto, molto delicata, molto particolare. Chi volesse assistere come può fare per acquistare i biglietti può prima o la sera? Esattamente può venire direttamente la sera dello spettacolo, abbiamo ancora biglietti e potranno quindi eh, acquistarli lì per lì. Ecco Mi pare che la cosa più importante sia parlarne. No? Quindi in televisione, nei teatri, dappertutto, però Parlar insomma tirar fuori. Parlarne perché purtroppo se ne parla soltanto quando qualche eh, fatto di cronaca eh, riporta il problema alla ribalta e poi rifinisce nel dimenticato, però in realtà c'è un, un substrato. Sono già ormai più di 2.000 gli orfani dei femminicidi e quindi diventa, è diventato un problema sociale anche questo, c'è tanti bambini, tanti figli che si trovano senza padre né madre e che hanno bisogno di essere chiaramente assistiti, di avere una vita normale o aspirare ad avere una vita normale e accanto a loro mh, che sono diciamo l'apice, la punta dell'iceberg poi ci sono tutte le famiglie che si trovano in difficoltà a caso di violenza domestica che è diffusa in una maniera eh, veramente grande rispetto ai casi estremi.